La musica è entrata in banca e con essa luci, colori e giovani, tantissimi giovani. Bambini, adolescenti, ragazzi e ragazze più grandi. Una piccola folla di fan di X Factor si è data appuntamento sabato pomeriggio presso la filiale Intesa San Paolo di Via Verdi a Milano, che si è trasformata eccezionalmente in palcoscenico per ospitare il concerto dal vivo degli artisti di questa 11ª edizione del Talent in onda su Sky, che hanno presentato i loro brani inediti e cover. Rita Bellanza, Samuel Storm, I Ross, Andrea Radice, Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra, Maneskin. Sette aspiranti vincitori tra cantanti e gruppi si sono esibiti all'interno dello storico Palazzo delle Colonne, dove campeggia lo Zodiaco, il grande orologio centrale di Giacomo Manzù. Anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, sarà. Questa nuova iniziativa di apertura straordinaria della banca testimonia la volontà di condividere con il pubblico musica, passione e talento nel segno della sharing music, la filosofia dei nuovi progetti culturali di Intesa San Paolo. Come ha sottolineato Andrea Bartolini, direttore commerciale retail Milano e provincia Intesa San Paolo. La parola è veramente sharing, condivisione. Partiamo da questo punto. Una volta veramente, questo era uno spazio che quasi incuteva timore, una volta c'erano addirittura problemi quasi anche di sicurezza, di accesso ai nostri locali. Ecco, il cambio di culturale passa anche attraverso il fatto di rendere questi palazzi meravigliosi condivisibili con le persone, quindi condivisibili per sicuramente un'attività core come quella che è la nostra, quindi l'attività finanziaria, ma anche e soprattutto di poter condividere eventi. Ci siamo accorti che in questi eventi, in questi momenti, la gente si parla, si apre, riusciamo probabilmente a conoscere molto di più dei loro bisogni. Ad animare lo spettacolo nella filiale di Via Verdi, la conduzione di Alessandro Cattelan e il corpo di ballo del programma di Sky. Le esibizioni sotto l'orologio di Manzù saranno trasmesse in una puntata di X Factor Daily su Sky 1 HD.